Cari amici di Radio 3, siamo arrivati alla decima e ultima trasmissione di questo ciclo, che con molto merito Radio 3 ha voluto dedicare a Luigi Dalla Piccola in occasione del primo centenario della nascita, ponendosi fra le poche istituzioni che con così significativo tempismo hanno saputo dare avvio al ricordo del grande compositore. E proprio oggi, 19 febbraio, ricorre il giorno in cui Dalla Piccola è morto a Firenze, quasi 30 anni fa, il 19 febbraio 1975. Abbiamo cominciato la prima trasmissione con le parole di Thomas Mann. Siamo all'inizio di una storia che ci sembra oltremodo degna di essere narrata. Ci auguriamo che anche per voi questa storia sia stata degna di essere narrata e soprattutto che il ciclo abbia sollecitato ad approfondirla. Ce lo auguriamo soprattutto perché i valori fondativi della cultura, della civiltà, sono basati, come dire, sull'accumulazione, sulla conservazione della memoria. Celebrare un centenario significa dunque dare valore a colui che si ricorda e soprattutto significa codificare quella memoria come valore condiviso di una coscienza collettiva. Ecco perché l'intera comunità nazionale e internazionale, non soltanto quella musicale, lo ricorda in questa occasione con il rispetto dovuto ai grandi personaggi della storia. Quella di Dalla Piccola è una storia in cui le vicende musicali si sono intrecciate con quelle dell'intero paese e, come in un contrappunto a due voci, lo scopo di tutta la sua vita si rivela una doppia ricerca. Una ricerca musicale, una ricerca spirituale, che segue parallela il fluttuare ora tragico, ora sereno di una Italia segnata dalle due guerre. Quale eredità lascia Dalla Piccola? Una domanda inevitabile, alla quale ci piace rispondere ripensando che mai un istante nel corso della sua ricerca musicale egli fa venir meno quell'altra ricerca, quella spirituale. E quando le vicende musicali di un certo periodo storico tendono verso istanze per lui inconciliabili, Dalla Piccola si tiene debitamente a distanza. È il caso di Darmstadt, città in cui si celebrava, come è noto, il rito della nuova musica, dove, pur invitato ogni anno dal 1950 al 1960 ai Ferienkurse, non mette mai piede. Perché Dalla Piccola è, e ne è conscio, profondamente antitetico, profondamente estraneo al pensiero strutturalista, perché al centro di tutto egli pone l'uomo con tutto il peso della propria coscienza individuale, ovvero tutto quanto lo strutturalismo di Darmstadt svuota e riduce a pura eventualità, al luogo geometrico, a punto di intersezione fra strutture. L'uomo, dunque, che si riversa nella musica con tutto il carico di tragedie, quelle stesse che la vita impone a Dalla Piccola fin dalla fanciullezza. Un messaggio che lascia tracce profonde nei numerosi allievi, come in quanti avevano solo attraversato la sua strada. Nessuno, direi, che possa o voglia dirsi Dalla Piccoliano, ha fatto proprio lo strutturalismo di Darmstadt, ma sempre rimane impressa in ogni seguace
quella forte spiritualità proprio di stampo dalla Piccoliano, quel forte umanesimo, quella capacità rilevante a interagire con le altre discipline dell'arte. Penso a Luciano Berio, a Luigi Nono, a Romano Pezzati o a Carlo Prosperi. In molti di essi si ritrova quella caratteristica proprio dalla Piccoliana di riuscire a configurare e a concentrare nella serie tutte le caratteristiche sviluppate nel brano. Penso a Silvano Bussotti, per esempio, forse il più dodecafonico di tutti, nel trasportare l'idea di serialità nel gesto, nel segno grafico e nell'evocazione dell'eros omosessuale sempre presente e ossessivo. Carlo Prosperi forse è il più appartato dei suoi allievi, è quello che più utilizza l'insegnamento del primo dalla piccola, quello della cantabilità e di una serialità ben temperata, componendo veri capolavori come In Nocte Seconda, per esempio. E nel rapporto fra parole e musica vi è poi quel segno fortissimo che distingue, quel segno significativo lasciato dalla piccola, da cui nessuno dopo di lui ha potuto prescindere. E penso come estrema istanza alle sequenze di Luciano Berio, per strumento solo, tutte e 14 totalmente leggibili a priori in quel distico poetico dedicato, sequenza per sequenza, da Edoardo Sanguinetti. Ma dove l'eredità si fa più radicale e supera i confini musicali è in quella speciale caratteristica che dalla piccola ha manifestato lungo tutto il corso della sua vita, ovvero la capacità di trasformare le tragedie personali in arte universale. Ed è questo, è proprio questo che fa di lui una delle massime figure morali e spirituali del Novecento. L'uomo che nasce dal teatro musicale dalla Piccoliano è colui che lotta contro qualcosa di molto più grande. Rivière, Marsia, Il Prigioniero, Giobbe, Ulisse. Ciascuno di essi si assume il carico di un compito estremo. Esattamente ciò che accade proprio allo stesso dalla piccola, per il quale le istanze storiche diventano responsabilità personale. Il tema della Verantwortung, compiutamente affrontato da Martin Heidegger, è un tema che assilla tutto il pensiero contemporaneo, specie alla luce di quegli eventi che si sono susseguiti un po' tutto il corso del Novecento. Il tema della responsabilità, quel tema tragico nel senso proprio etimologico del termine, proprio nel senso heideggeriano della responsabilità radicale del proprio destino, di cui è obbligatorio dar conto, senza possibilità di dispersione o dissipazione. E in Dalla Piccola questo è un tema che si trasforma come dovere radicale della propria responsabilità, perché in lui l'arte, come d'altronde in Schoenberg, non deriva dal poter fare, ma dal dover fare. E le vicende musicali che riguardano Dalla Piccola si pongono inoltre nell'ambito di una cultura che caratterizza nel suo complesso la vita artistica del nostro paese. Ecco, a Roma, per esempio, si esprime la musica di Goffredo Petrassi con quello speciale senso e gusto del barocco romano, di quel cattolicesimo controriformista, su quella scia che arriva lontano fino a Palestrina. A Venezia si esprime il colore che si ritrova in quella vivezza del rosso rivoluzionario di Luigi Nono. A Firenze i canoni di quella essenzialità figurativa che tende alla perfezione, di quella purezza di linea, di segno, e penso a Michelangelo, penso alla perfezione di Andrea del Sarto, si esprimono compiutamente nella musica di Luigi Dalla Piccola. Tutto questo fa pensare anche al rapporto di Dalla Piccola con le arti figurative, tema sul quale il Kunsthistorisches Institut in Florenz, Max Planck Institut, ha attivato un complesso e articolato progetto guidato proprio da chi vi parla e in via di realizzazione. La progressiva acquisizione della dodecafonia della piccola è in qualche modo parallela alla rinascita di quel grande rapporto fra arte figurativa e scena teatrale, che inizia proprio all'inizio del Novecento con Diaghilev. E fra
I moltissimi artisti che realizzano scene e costumi delle sue opere, ricordiamo Baccio Maria Bacci e Felice Casorati, Volo di Notte, Job, Guido Peyron, Giovanni Colacicchi e Silvio Loffredo, autori di celeberrimi ritratti, fino ai più recenti Toti Shalhoub e Fabrizio Clerici per Marsia, al teatro ebraico di Emanuele Luzzati, Job e Prigioniero, al mitico e geniale Corrado Cagli, Ancora con Marsia, per arrivare a quell'espressionismo cromaticamente lussureggiante, ma sempre pronto ad accogliere la figura umana di Fernando Farulli, autore della prima realizzazione di Ulisse. Artisti molto spesso incontrati grazie alla preziosa mediazione di Aurel Milosz. Proprio grazie a Milosz, con il quale dalla piccola rimarrà legato da vari decenni da grande stima, nasce il balletto Marsia. E ancora una volta, come sempre nel teatro dalla Piccoliano, l'uomo combatte contro qualcosa più grande di lui. Per celebrare questa grande storia della cultura italiana, qual è la vita e l'opera di Luigi Della Piccola, centinaia saranno gli appuntamenti in tutto il mondo. Fra questo ne ricordo solo alcuni: il Comune di Firenze che dedica una piazza e appone una epigrafe, le Poste Italiane che valutano la possibilità di emettere un francobollo celebrativo a Oxford, Köln, Trento, Cesena, Catania, Lisbona, San Francisco, in Croazia e naturalmente a Firenze. Si programmano convegni di studio e vari studiosi, fra cui Sergio Sablic, si apprestano a pubblicare nuovi volumi e studi su Luigi Della Piccola. A Firenze si è anche costituito il comitato promotore per le celebrazioni. Il Maggio Musicale Fiorentino riporta in scena, dopo 40 anni di assenza, Volo di Notte, insieme all'eseguitissimo Prigioniero. E Volo di Notte viene prodotta, con grande merito, anche dal Conservatorio di Cesena. Il Prigioniero sarà invece in scena a Catania, a Palermo, a Francoforte, mentre Job, la sacra rappresentazione, è stata appena eseguita dall'Accademia di Santa Cecilia, sarà ripresa sempre a Roma dal Teatro dell'Opera e ancora dal Teatro Massimo Bellini di Catania e dal Massimo di Palermo. Firenze celebra il suo compositore con l'Orchestra della Toscana, con gli Amici della Musica, con il GAMO Temporeale e con lo stesso Conservatorio Cherubini, dove dalla piccola fu allievo e docente. Molti sono gli argomenti sui quali non è stato possibile soffermarci, uno fra tutti la grande attenzione di Dalla Piccola alla strumentazione orchestrale, culminata con quelle cinque epiche trasmissioni radiofoniche sul trattato di strumentazione di Hector Berlioz. Di tanto ancora avremmo voluto parlare, ma è giunto il momento di prendere commiato da voi. Desidero ringraziare il direttore di Radio 3, Sergio Valsania, e poi Michele Dall'Ongaro, tutta la redazione di Radio 3 Suite, Stefano Roffi, Monica Nonno, Leda Bianchi, Marco Mortillaro, Gaetano Chiarella e poi la sede toscana della RAI, Bruno Lagna e Gabriele Parenti. Desidero ringraziare infine Alessandro Savasta, direttore delle edizioni Suvini Zerboni, la casa editrice che per quasi 40 anni ha accompagnato tutte le opere di Luigi Della Piccola. E infine Max Seidel, direttore del Kunsthistorisches Institut in Florenz, Max Planck Institut. E come accade spesso qui a Radio 3, vorrei lasciarvi con una doppia raccomandazione, letteraria e musicale. Quella musicale è scontata, un anno e un'intera vita di ascolti dalla Piccoliani. Quella letteraria riguarda Giuseppe e i suoi fratelli per due motivi. Il primo: Thomas Mann e Dalla Piccola si dedicarono reciprocamente delle opere. Mann dedicò al musicista l'edizione italiana delle Storie di Giacobbe, Dalla Piccola il secondo dei Canti di Liberazione. E il secondo motivo: Laura Dalla Piccola diceva qualche volta, le persone possono essere divise in due categorie, quelle che hanno letto Giuseppe e i suoi fratelli e quelle che non lo hanno letto. Lascio a voi scoprire quanto Dalla Piccola abbia tratto dalla straordinaria rivisitazione biblica di Thomas Mann. E ci lasciamo dunque con la musica dell'ultima opera, Commiato,
questo straordinario complesso palindromo per voce e orchestra da camera che inizia con un grido del solista su un sol diesis acuto, che è quello stesso grido che l'orchestra intonava in Ulisse quando l'eroe intuisce l'esistenza di Dio, a cui l'inizio e la fine di Commiato si collegano in questa circolarità senza fine. La vita è una storia che finisce sempre male, scrive Vázquez Montalbán, ma quando un uomo è degno di essere celebrato e ricordato a 100 anni dalla nascita, possiamo sicuramente dire che la sua storia sia stata una storia fausta per l'intera umanità. E con Commiato, questo lavoro scritto poco prima della morte, quindi sorta di testamento musicale, Mario Ruffini saluta tutti gli ascoltatori di Radio 3 nel segno di colui che in questi giorni abbiamo ricordato e amato, Luigi Dalla Piccola.